fa arrabbiare perché a 30 secondi dalla fine, quando comunque dopo il gol eravamo stati attenti, soffrendo, non riuscendo magari a più a pungere in contropiede, però eravamo stati lì sul pezzo, ordinati. Vedere un giocatore avversario colpire da solo dentro l'area di rigore un cross dall'esterno, sinceramente, mi ha lasciato tanto amaro in bocca. Questo mi dispiace perché dobbiamo cominciare ad avere anche la capacità di portare a casa le partite quelle sporche, dove non puoi pensare di portare a casa i 3 punti solo ed esclusivamente quando stradomini l'avversario, come ci è successo più di qualche volta quest'anno. Rammarico tanto nella consapevolezza che non sia stata una prestazione brillantissima. Manca un pochettino più di attenzione, un pochettino più di malizia, l'hai portata in fondo a Livorno in 9, l'avevi portata altre volte, eri riuscito a tenere botta, è stata magari forse anche una casualità, ma così mi dà noia. L'avrei accettata in maniera diversa se fosse arrivato un tiro da 30 metri o fosse arrivata una deviazione che avesse magari ingannato Benassi. Così mi dà noia e ho anche la necessità di rivederla perché secondo me, se c'è stato il primo errore è stato probabilmente un'uscita affrettata sulla loro destra, sulla nostra sinistra, poteva essere gestita un pochettino meglio. Però ripeto, far colpire un avversario quando manca 30 secondi alla fine, far colpire un avversario da solo dentro l'area di rigore, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. Poteva essere un bel passo in avanti, no? Riuscire a portare a casa i 3 punti soffrendo. Non hai avuto forse l'impressione che l'Arezzo abbia avuto qualche difficoltà sul piano fisico, non dico atletico, però fisico nel fronteggiare i loro giocatori, quelli della Pistoiese, soprattutto nei contrasti, visto anche il campo? Ma noi ci ha messo un po' in difficoltà Colombo quando andavano a buttare queste palle alte, perché non è che mette in difficoltà solo noi. Io ho visto le ultime 3 partite della Pistoiese contro Colombo di testa, non la prendevano neanche quelli dell'Alessandria. Insomma, Piccolo e Gozzi non sono due difensori centrali piccolini, sono due difensori centrali che l'anno scorso giocavano titolari in Serie B. Questo un pochettino l'abbiamo sofferto, però abbiamo lavorato anche fino a quel momento lì abbastanza bene sulle coperture preventive. Non è che hanno tirato 30 volte in porta avendo chissà quante occasioni. Mettere dentro Dembà alla fine, metterlo a protezione davanti ai due difensori centrali era proprio per quello, perché ormai a quel punto lì, quando mancavano 4-5 minuti, non cercavano più di giocare da dietro, ma cercavano solo di trovare Colombo e trovarlo con questi palloni lunghi. Purtroppo è arrivato un cross dall'esterno e è andato a colpire da solo un avversario sul secondo palo. Sul discorso contrasti a terra, contrasti con i piedi, non mi sembra ci sia stato equilibrio da parte di tutte e due le squadre. Qualche volta l'abbiamo vinti noi, qualche volta l'ha vinti la Pistoiese. Mentre sul discorso del gioco aereo, ti ripeto, ci sono avversari che hanno struttura fisica, che hanno tempismo e che hanno delle qualità che possono anche mettere in difficoltà gli avversari. Non è che ha messo in difficoltà solo esclusivamente l'Arezzo, ma ha messo in difficoltà tutte le squadre con le quali ci ha giocato contro.